Sono Rechem per gli ebrei, oggi Mitzvah Shem, Masechet Timura, Davchet. E ora iniziamo da 12 righe, da dove le righe diventano larghe, in Amudalf. Abbiamo studiato nel Dav precedente, cioè subito dopo la Mishnah, in Dav Zayin Amud Bet, che la Gemara porta una Mishnah che dice che un Kohen può vendere un animale immacolato vivo. Invece Rav Nachman dice, che spiega che ciò si riferisce solo all'epoca odierna, ossia dopo la distruzione del santuario, poiché solo allora il Kohen possiede la proprietà su questo animale, mentre invece durante il periodo del santuario, siccome tale animale doveva essere offerto sull'altare, perciò il Kohen non aveva un diritto monetario su questo animale. Adesso chiesero i medici, chiesero gli studenti del Shiva, obiettando ciò, riguardo a ciò che disse Rav Nachman, che il Kohen, che quella missione si tratta del periodo dopo la distruzione del santuario, e dice che adesso il caso tratta di una città che gli abitanti si ribellarono e adorarono idoli, idolatria. E allora dice la Torah, che tacchetto sue ira i li ficharif, achremota vet kola sherba vet benta li ficharif, che quella città deve essere distrutta. E riguardo a ciò abbiamo scelto una verità che dice lo Shimon Omer, Bemta, frate Bemad Bachor Maaser Shema, cioè tutti gli animali devono essere distrutti, sono esterminati, però animali che sono Bachor e che sono Maaser, Maaser Bema, non vanno lasciati, poiché non appartengono al padrone della città. E poiché e ciò, anche ciò che dice la Torah Shlala, il suo bottino, da ciò si deriva prate kese maser sheni sheba, tranne il denaro del che è maser sheni, cioè maser sheni fu redento per denaro, affinché il padrone non deve portare un camion di prodotti a Yerushalayim, che è troppo difficile, in quei tempi si trasportava tutto con somari, e perciò era preferibile, e quello che dice la Torah suggerisce, dare il permesso di redimere il prodotto di Maaser Sheni in denaro, questo denaro riceve la santità, cioè la santità del prodotto viene trasferita al denaro, e con questo denaro viene usato per acquistare altri prodotti nelle vicinanze di Gerusalemme, per mangiare una santità in Gerusalemme. E adesso la Gemara spiega, mi mai scrive, che altro si tratta? Il Ema Bismanazen si tratta nel periodo attuale, cioè dopo la distruzione del santuario. Mica Iran Idachat, non c'è questo caso di Iran Idachat, di cioè città che viene distrutta. Vietnam, perché abbiamo studiato in Maser Sanedrin, e non si è Iran Idachat, era Bebed Din Shishvimachat. Ci vuole un sinergio di 71 saggi per dichiarare tra le città Iran Idachat. E se non c'è santuario, non c'è Sanedrin, perché le due cose sono collegate. E la Pshita, perciò bisogna dire che bisogna ci mettere in Daskayam, perciò si tratta che in questo caso si tratta quando il santuario è inesistente. Ove mai, che caso si tratta? Inima Bebalmum, se si tratta di un animale menomato, allora tale animale menomato è incluso e fa parte degli animali che sono della città ribelle, che devono essere sterminati. Cioè non può essere tale animale, che abbiamo detto che non è escluso, tale animale è escluso, cioè non è un Balmum. E la uscita. Betam, diciamo che si tratta di un animale immacolato.
Vim Rabbi Shlomai Itlei Zechia Begave Shapi. Se diciamo che il Kohen è il padrone dell'animale di Bechor mentre l'animale è vivente, allora si può capire perché Shimon lo escluse dalla parola Behemta della Torah, nel senso che lo escluse che non viene sterminato. Poiché se dicessimo che se tale animale fa parte, diciamo, dei padroni degli abitanti della città, allora anche dovrebbe essere sterminato. Cioè non si può dire che questo è il caso. E per ripetere un po' ciò che ho appena detto, siccome Rav Shimon utilizzò il verso Behemta per escludere un animale immacolato, ciò indica che l'animale appartiene al Kohen. E non come disse Rav Nachman, il quale disse che l'animale appartiene a Hashem e non al Kohen, poiché se diciamo che l'animale appartiene al Kohen, allora dovrà essere sterminato, perché fa parte degli animali nella città ribelle. E quindi è necessario il verso Behemta per insegnare che l'animale appartiene al Kohen e non fa parte degli animali della città. Perciò bisogna dire che Imrat Letlei, se diciamo che era un Nachman, lui dice che si tratta che durante il santuario, nel periodo del santuario, che questo animale Behor appartiene a Hashem e non al Kohen. Allora, l'amali Behemta, per quella ragione è necessario questa parola del verso Behemta, tipo che mi shlalai velo shlashamai, si potrebbe derivare. Cioè, non è necessario questo studio supplementare di Behemta e anche shlala. È sufficiente derivare ciò da shlala velo shlashamai, che così come Kesef Maaser Sheni, che si intende Shlala Velo Shlal Shamayim, così ugualmente Behemta, scusi, questo animale che appartiene al Kohen, secondo Rav Nachman non appartiene al Kohen, e Rav Nachman non userebbe il verso Behemta, poiché secondo lui, un primogenito immacolato durante il santuario appartiene tutto a Hashem e nulla al Kohen. Perciò non è necessario. Bisogna dire così. Si potrebbe dire che appartiene una parte, che gli organi che bisogna bruciare sull'altare. Però allora c'è un problema tecnico per spiegare tutta questa suggeria. Preferibile spiegare che Rav Nachman è l'opinione che il Behor appartiene completamente a Hashem e il Kohen riceve da Shulchan Gavoah, è come commensale al tavolo celeste. Perciò non è necessario questo verso, però c'è l'altro verso, Shelalah, che comunque obbliga ad escludere un primogenito immacolato vivo dall'ambientazione della città ribelle, poiché appartiene a Hashem. E quindi la questione è perché la varietà derivò da questo verso, avrebbe potuto derivare solo da Shlala, ma siccome deriva da Behemta, ciò significa che l'animale appartiene al Kohen e non come disse Rav Nachman. Questa è la domanda contro Rav Nachman. Secondo Rav Nachman, si tratta che veramente beva l'uomo di animale menomato, utica kashela e la domanda che avevamo, Haino Benta, allora appartiene e fa parte del gruppo di animali che devono essere annientati. E perciò bisogna dire che veramente non fa parte di tali animali, poiché Mishen Echal Betorat Behemta Yatsu B'chol Maaser Shenon Bechlal Behemta, che sì, Behemta è solo gli animali chulin, che non hanno nessuna santità affatto, che sono tutti profani,
ma non un caso di un Bechor Maaser, che anche se Balmum, anche se Menomato, c'è una certa santità. E perciò non fa parte, cioè non Bechor Beta, che non fa parte degli animali della città di Tnan, ho studiato in Maaser Bechorot, Kol Psorim HaKadoshim in Karim Beit Liz, Shekhotim Beit Liz, in Shekhotim Beit Litra, che Chutzin HaBechor Min HaMaaser, Shenatan HaBalim, che tutti gli animali che sono, che furono redenti, diciamo che furono menomati e furono redenti, possono essere venduti in una macelleria e possono essere pesati in una bilancia, benché ciò è una specie di dimostrazione di disprezzo verso cose sacre, diciamo. Però nel caso di Bechor Maaser non si può. E anche se furono menomati, non si può vendere in macelleria, e solo un coin lo può vendere nella casa, che allora riceve di meno. E anche Maaser, che è diventato menomato, il padrone lo mangia. Il padrone lo mangia in tutti i casi. Anche se menomato, se non è menomato, non più mangia. Solo che se l'animale è immacolato bisogna offrire certe parti sull'altare. E a noi non siamo preoccupati del fatto che se il Cohen vende il Bechor in casa o il padrone lo vende il Maaser, Maaser Behemah in casa, che allora lo può vendere a un prezzo minore, non può vendere a un prezzo normale, prezzo di mercato. Non siamo preoccupati che ci rimettano, perché ci rimettano? Poiché Shanatan l'abbiamo, poiché siccome il loro guadagno è, se lo prendono loro, allora a noi non importa il fatto che loro ci rimettano. Però se altri casi, che se il santuario ci rimette, allora importa sì. Allora per questo sulle mutazioni in Karim Bitlis, mi scrivete affinché il tesoriere del santuario possa vendere per un prezzo migliore, benché c'è un po' di disprezzo, comunque affinché il santuario non ci rimetta. Adesso, se i padroni perdono parte del beneficio, ciò dimostra che non sono completamente padroni e quindi sono esclusi Bechor e Maaser Behemah. Chiesero, Metivei, chiesero gli allievi della Yeshiva, e militando contro ciò che dissero Benacco. In caso che uno consegnò qualcosa a un altro, e quello che ricevette la cosa in consegna negò che ricevette la cosa e giurò il falso, e poi ammise, allora deve offrire un sacrificio di Hashem e deve offrire e pagare una penalità di 20%, più veramente 25%, e deve anche offrire un Hashem, abbiamo detto, e dice il verso Malvashem, Berabot, Kodashim Kalim, che se uno consegna un animale a qualcuno consegnò per tenerlo, e poi diciamo quello negò che teneva questo animale, e poi ammise. E siccome dice un Malam, Mahalam, Malvashem, che commise un peccato, e siccome deve pagare questa penalità di un quinto e deve offrire un sacrificio a Hashem, allora ciò dimostra Hashem Mamon Bealim, che questo è il padrone, questo denaro appartiene al padrone. Divrei Rabbi Segdeli, Benazai Omer, le Rabot Shulamim, che Ba'ashem,
viene a includere anche Islamim, che se uno gli fu consegnato un animale e negò, però viene a escludere uno che gli fu consegnato un animale di Maserbema, che in questo caso se negò e poi ammise che non deve pagare questa penalità di un quinto e non deve offrire il sacrificio di Hashem, poiché questo denaro è considerato come appartenente a Hashem e non al padrone. Perché siccome la Torah dice che negò al suo prossimo, e siccome questo animale non appartiene al suo prossimo, bensì a Hashem, perciò è escluso, perciò non deve pagare questa penalità e il sacrificio. E questa è l'opinione di Benasai, secondo il Tanakamà. Però, Abayosi ben Dosai Omer, lo Amar Benasai era Bechor Bilbad, che solo Bechor appartiene al padrone, ma Shlamim o Maaser Bemah appartengono a Hashem e non al padrone. E perciò riguardo ad essi non vi è questo obbligo, in questo caso di falso giuramento, di pagare un quinto e di offrire un sacrificio a Hashem. Perciò questo obbligo c'è solo nel caso se negò e se gli fu consegnato un Bechor. Chiamarà Bemaya Skinan, che caso si tratta? Ilema Bismarck, si tratta del periodo odierno, cioè dopo la distruzione del santuario. Adumia di Shlamim Ketani. Siccome il Tanakamà parlò di menzionò Shlamim, perciò vuol dire che deve essere come simile a Shlamim, almeno simile a Shlamim, e perciò deve essere immacolato, cioè non può essere meno amato. E la psita, perciò bisogna dire che anche secondo Abiyosi ben Dusai si tratta di bisogno di vitamina scaglia durante il periodo del santuario. Prima schiena, che cosa si tratta? Ilema Balmum, se si tratta di un animale menomato, adeo mishlamim ketanim. Ma non può trattarsi di un Bechor menomato, perché così come Shlamim è un animale consacrato immacolato, così ugualmente il Bechor si tratta di un animale immacolato. E la perciò bisogna dire che si tratta di un animale immacolato. Usmaminah, itere Kohen Zichia Begabe. Ciò dimostra che il Kohen è il padrone di tale animale, poiché questo animale è destinato ad essere sacrificato ed è suo, appartiene al Kohen. E ciò è contrario a ciò che disse Rav Nachman, che Rav Nachman disse che il Bechor appartiene a Hashem, invece qui dimostra che appartiene al Kohen e non a Hashem. E abbiamo detto prima, menzionato che se volete vedere in Daf Zayin Amud Bet, e subito all'inizio della Gemara, Daf Zayin Amud Bet, che dice di Rav Nachman che Hoil ve itlei la Kohen Zechia Begaveh. Solo nel caso adesso, quando il santuario è in esistenza, allora il Kohen ha qualche diritto in questo animale. Abave smancia, mentre qui lo scagliamo. Cioè, non so se ho detto correttamente, questo Bismanazen, in questo periodo odierno, che il padrone, che il Kohen ha padronanza su questo animale. Però, abave smancia, mentre qui lo scagliamo. Però quando il santuario è in esistenza, chiama di tarm la cravaudicai e mochimoto tamim chai. Siccome è
è destinato a essere offerto come sacrificio, perciò non può essere venduto immacolato e vivente. E voltiamo il DAF. Amarabai è contro, cioè risposta in favore della Brahma. Lo leo la metà, veramente si tratta invece di Tam, di Immacolato. Ubichor Bechutzelaret. E si tratta di Bechor all'estero, cioè all'infuori dell'Israele. Rav Shimoni, questa è la seconda opinione di Rav Shimon, De Amar, in Baot Memim Ikarvu. Se furono portati in Israele, furono importati in Israele, erano immacolati e ben che siano offerti sulla terra. A proposito, il Rambam dice che non bisogna portare tali animali in Israele, Bechorot in Israele, dall'estero a Israele. Una specie, secondo Rambam, apparentemente sembra un divieto. E perciò devono rimanere all'estero finché diventano menomati e possono essere mangiati lì. E sempre dal Cohen. Adesso c'è da chiarire una cosa, un fatto che questo animale, il Bachor, menomato, veramente appartiene al Cohen. E se un Israele lo mangia, non commette un peccato nel senso di peccato di sacrilegio, o in questo senso. Naturalmente non è sacrilegio, ma è un peccato che il Cohen dovrebbe mangiare. E il suo peccato è che è un furto, che è come se avesse rubato al Cohen. Questo è il peccato. E perciò nel caso abbiamo visto quando ci sono due, che sono, c'è un dubbio chi è il Cohen, uno che è il padrone e uno è uno schiavo, non so se sia chi è il figlio del padrone e chi è lo schiavo, e abbiamo un dubbio, lì ognuno può dire io sono Cohen. E allora, a Mozim Chavro, alla Braia, lì c'è, uno deve, deve dimostrare che gli appartiene. Siccome non può dimostrare, perché non si sa chi è il Cohen e chi è lo schiavo, allora non può prelevare questo animale e perciò non c'è peccato, perché non è un furto qui. Perché c'è questa regola di Mozim Chavro, alla Braia. Medivei chiesero nella Yeshiva contro ciò che disse Rav Nachman. Amaro Rav Yochanan ben Nuri, disse Rav Yochanan ben Nuri a Rav Akiva, Mali menò memir me bechatat v'asham, sharei en zachin bai mechayem, tumah bibchor shen zachin v'chayav. E che dimostrazione porti da chatat v'asham il fatto che i Kohanim non possono fare tmura di Chatat Hashem, non possono sostituire un animale Chatat o un Hashem, perché non appartiene a loro. È un sacrificio che appartiene al padrone, che deve offrirlo, e loro se lo mangiano la carne, ma non sono i veri padroni. Però dice Rabbi Yochanan ben Nuri, Rabbi Akiva, ma il caso di Bechor è diverso, poiché i Kohanim ricevono il Bechor mentre è in vita, e perché non possono scambiarlo per un altro. E Chiagmara, o spiega Gmara, Bemaschine, che caso si tratta? Ilema Bebalmum, si tratta di un caso di un animale menomato, a Dio me l'ha fatto lasciare, che è amaro. E perciò apparentemente si tratta di un animale che è simile a Chatat Hashem, che indubbiamente sono immacolati. Uno non può offrire un animale menomato, deve essere per forza immacolato. E perciò, e dopo che vengono offerti, i conini ricevono la carne. Però un animale menomato, i conini non ricevono nulla. E la lab, betam, perciò bisogna dire che si tratta di animale immacolato. E Yochanan ben Nuri parlò di un animale tam,
וקטני זכינו בחייו. דיסא רב יוחנן דורי, כי כהנים לא ריצ'ב לו מיתא ממעלה אביתא. צ'ו דימוסא, כי צ'ו את קונטרו צ'ו כדיסא רב נחמן. לוי דרב יוחנן בן דורי דיסא, כי כהנים ריצ'בנו בכור כאפרטיאנה לורו. מצוות של רב נחמן דיתו כנוע, כאפרטיאנה על השם, מנון הכהנים. שפות הגמרא אמר רבינה, הנמי בבכור בחוץ לארץ. סיטרתא פסוקה זו אנקה, פסוקה זו, שופט ישראל רבי יוחנן בן נורי, סיטרתא דיון אנימלי על אסתרו. את שואל סקונד רב שמעוני, סקונדו לוקיון דרב שמעון. דאמר, אם באות מימים יקרבו, כי פסטי נימלי כפורנו אימפורטטי דל אסתרו אינץ ישראל, שא ג'ורצי אינץ ישראל דרנו אימא קולטי, דאמר אסר אופרטי, פויקה אל דנארו כאפרטינה כהן. E adesso la Gemara dice che lema che questa potrebbe essere una disputa tra questa disputa che abbiamo detto se appartiene a Cohen oppure no, forse potrebbe dire che è una disputa tra Tanaim, poiché abbiamo studiato una baraita Bechor Bebet Abialim, che se un Bechor si trova nella casa del padrone e ancora non fu dato al Cohen, allora il padrone osin tmura, il padrone può fare tmura. Però se l'animale già si trova bevete qua nella casa del Kohen, è una cintura. Ormai il Kohen non può più fare cintura, per sua fortuna. Lasciamo venire la Salomel. Kivan sheba li dei Kohen, è una cintura. Che se il Bechor giunse negli animali del Kohen, non... qui dice bevete Kohen, nella casa del Kohen. Lasciamo venire la Salomel, dice... Quando sta nelle mani del Cohen, già non può fare tumura. Però Gemara dice, capisce che è la stessa cosa. Chi è Gemara, hai no Tanakama. Ciò che dice Rav Shimon Elazar, la stessa cosa che dice Tanakama. Ma è l'ave hachikema. Forse diciamo che la disputa consiste che, secondo Tanakama, bevet Cohen o se tumura, ven baal, cioè... veramente Baalim, la parola è Baalim, e solo il Kohen può fare Tmura, si trova nella casa del Kohen, però il padrone, se il Kohen si trova nella sua proprietà, non può fare Tmura. Mentre invece, secondo il Shimon ben Elazar, dopo che il Kohen ricevette l'animale, e nessuno di essi può fare Tmura. Alma, itel la cosa fiabe cave. Ciò dimostra che secondo Tanakama il Kohen ha padronanza su questi animali e perciò può fare tmura. E perciò si potrebbe dire che Rav Nachman che disse che non può fare tmura, cioè che non è suo, non appartiene a Kohen. Si potrebbe dire che lui la pensa come Rashiom Ben Elazar, che il quale disse che non può fare Tmura perché è come se non gli appartenesse. Dice Mura, no, no. Che si potrebbe dire che il Tanakama è l'opinione come Rabbi Yochanan ben Uri, che i Kohanim possono fare tmura, scambiare animali, dopo che giunse nei loro mani. Mentre invece hanno Rabbi Yochanan è l'opinione come Rabbi Kiva, che non possono fare tmura, poiché e quando il padrone li consacrò, che erano nella proprietà del padrone, allora non erano nella loro proprietà, perciò non sono padroni per fare tuna. Amar Rav Chisda, lo sanno, ciò abbiamo detto, che un Kohen che può, che ricevete un animale da un Israel, che se è immacolato, che lo può vendere, è la Kohen le Kohen,
אבל כל ישראל אסור. כי סולו הוא כהן פה בן ענת הכהן, מה הוא כהן פה בן ענת ישראל. מה הייתה מה? בכל הרג'ונה, דיל מאזיל ישראל בשלב בימום האומנתי לחכם. che c'è il rischio, perché non può vendere un Israele? Perché c'è il rischio che forse l'ebreo, scusi, l'Israele intendo, causerebbe intenzionalmente qualche menomazione all'animale per poterlo mangiare, che comunque abbiamo detto che è un furto, e lo porterebbe al saggio per chiedergli se questa menomazione lo rende permissibile a essere mangiato. Vomerlo, e l'ebreo, cioè l'Israele, direbbe al saggio, Bochor ze natani Kohen bemumo, che il Kohen me l'ha dato, cioè me l'ha venduto, e che il Kohen può vendere un animale menomato a un Israele, è permesso, e l'Israele lo può mangiare in maniera normale, perché veramente questo animale non ha nessuna santità. Ci sono alcune leggi che è bene sapere adesso riguardo questo caso di Bechor, che prima di tutto è permesso mangiare il Bechor, cioè fare la città in maniera di Bechor, solo se fu menomato in maniera naturale, non se glielo feci. Se uno causò intenzionalmente, allora Chazal decretarono che non può. E perciò sarebbe vietato di fare scritta di mangiarlo. E un Cohen non è creduto se un Cohen porta un animale menomato al saggio, il Cohen non è creduto che questa menomazione accade da sola, ma bensì viene sospettato che lui causò la menomazione. Perciò deve portare testimoni per testimoniare che la menomazione accade in maniera naturale, involontariamente. Però un Israele non è sospettato che lui causò una menomazione. Però un Israel può dire che questa menomazione accade da sé. E perciò Chazal decretarono che un Kohen non possa vendere un Bechor immacolato a un Israel, poiché allora c'è il rischio che Israel possa causare una menomazione e verrebbe dal saggio e gli direbbe che questa menomazione accadde dal Cohen prima che glielo vendete. E perciò noi saggi non credono quasi a nessuno in questo caso. E chi agmarà uisha le chachamachi, ma chi dice che chacham permette tale caso? Gama rav eroim bachol Israel elaim ken Cohen imo, che non, un Israel non è creduto, è creduto solo se c'era il Cohen assieme a lui, e poiché c'è il rischio che se diciamo che lo permettiamo all'Israel, e allora c'è il rischio che Israel non lo darebbe al Cohen, se lo mangerebbe da solo, e perciò se c'è il Cohen insieme a lui, allora non c'è questo rischio. E Amravuna avrebbe la via sua. E la ragione è un'altra. Hai notato, la ragione è di Israele Asur. Mi piace un Iraq che Cohen si è avvita granuto. Che non si può vendere a un Israel, che poiché è come se c'è un din che un Kohen non può aiutare in beta granot, granot vuol dire un granaio,
sono quasi quasi la stessa parola, che poiché viene a aiutare, diciamo, a trebbiare o fare qualsiasi lavoro nei campi per aiutare affinché l'ebreo, l'Israele si senta in obbligo di dargli la truma, poiché lui lavorò, poveraccio, scobò. E invece la Torah dice no, che la truma deve essergli data come regalo assoluto e non che come per il suo lavoro. E perciò questo è un divieto, cioè il Cohen non può fare lavori così affinché gli diano questi doni. E non è solo riguardo la truma, è riguardo a tutti gli altri doni anche. E per questa ragione vietarono al Cohen di vendere il Bechor all'Israele. Poiché se il Cohen lo vende a un Israele, allora lo vende a un prezzo minore, poiché l'Israele non può mangiare subito. Deve aspettare che diventi menomato. E se il Coen lo vende a buon prezzo in Israele, dall'apparenza come che se il Coen gli fa un favore che glielo dà a un prezzo minore, affinché l'Israele gli dia questo stesso Coen i Bechorot nel futuro. E perciò è come se gli stesse dando qualcosa come un favore, ma non perché è un vero regalo, un vero dono, come Hashem richiede, come Hashem comanda. Perché dice Rashi che è Chilul Hashem, è profanazione del nome ineffabile. In tale caso, se il Kohen aiuta o fa qualsiasi cosa affinché ricevere. Cioè affinché sembri che lui fa un favore affinché riceva in futuro i doni. Questo è Chilul Hashem. Mazutra ikla lebe Rabashi. Mazutra accadde di trovarsi nella casa di Rabashi. Amro lei lito amar mi di che per favore mangi qualcosa, assaggi qualcosa. Aizu kamei bisa, riportano della carne. Amro lei lechul nar de mivri mishum de bukhravu. Mangi questa carne che fa bene, che aiuta la salute, rinvigorisce, poiché è carne di Bechor. Chiese Mazutra, Minale Huha, da dove avete un Bechor? Amro lei risposero, Zaban Lan, Ploni Cohen, che ce l'ha venduto un Cohen, tale Cohen. Amalu, lo aspiro le Hu, Ada Marabuna, non vi sembra a voi ciò che dice la persona Rabbi Una Bredosua, mi piace un miracolo. Cohen Asaya Beveta Granot, che è come se nel caso di un Cohen che aiuta nel granaio per ricevere un favore e voi avete ricevuto adesso un favore affinché sembri che nel futuro voi gli diate i Bechorot. Amrò lei, lo sfera l'anno. No, a noi non abbiamo questa sfera, non la pensiamo in questa maniera. Danan Misman Ka Zabnina, perché abbiamo acquistato e abbiamo pagato il prezzo pieno. E perciò non c'è questo rischio. Amaleu, velos vira lehu haditnan, e non avete forse questo, non pensate forse che Atkama Yisrael chayav litapel bebechor bedaka 30 o bekasa 50 yom. Che vi è una legge che un Israele non può dare al Cohen un animale appena nato e deve prendersene cura per un certo periodo per dare al Cohen un animale che già, diciamo, è più grandicello, che il Cohen può mangiarlo e non deve aspettare perché appena nato è troppo piccolo, diciamo, e perciò quanto tempo deve aspettare per un ovino deve attendere 30 giorni, deve occuparsene 30 giorni, per un bovino deve occuparsene 50 giorni.
ואם אמר לו, ישראל כהן תשאל ישראל, תנאו לי בתוך זמנו, הרי זה לא עניין עולם. ישראל כהן ידיד שזה אמר לו סוביתו, ואם אני פרנדה לו קורה, לא תפרקופרי, לא נדה ודליהו. ואמר רב ששת, מה הטעם? לפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. וקום סימיל על כזו דין כהן, כיוטה נגרניו, כמעודדו, כחילול השם, כקומס סטס איוטנטו, אפינקר ריצ'ב אידוני, או תרומה אין כוסה כזו, או כמעודדו, אינקי פרלט רידוני. אינבט של כהן דבי ריצ'ב רכוסטו קומה עובר אדונו, אינו דבי לבוררי ברפסו, אינו דבי איוטרי. אמרו לי, הטעם הוא חמילתא. הכה מזמן כזה בנייה. לי כל כהן איוטה נגרניו, יש שם כזה דיברסו. וכי באמת איוטה פריצ'ברי תרומה, אינקי כסו כזו, כי אל כהן וולה פרנדר נימאלי סוביטו, הפננטו. Sì, è vero che aiuta all'ebreo che non deve occuparsene per 30 giorni o per 50 giorni. Ma in questo caso, mismo in casa Brina, ma noi abbiamo pagato il prezzo pieno e non c'è questo problema. Lasciamo anche un'altra spiegazione. Amro lei, dissero gli abitanti della casata di Ravasi a Masutra, הכה לא היה דמי, לי נלכזו כישראל, כדאי אל בחור על כהן, הפננטו לא היה דמי, אל לבריאו נום דל דנארו על כהן, אפיקה אביל דנארו פר קופרסי נקפס אנימלה, פר טרנטה ג'וני ועוד שמונטה ג'וני. הכה לא היה דמי, מקווי l'ebreo pagò il prezzo pieno e non ricevete nessun favore dal cuore. E se vorresti dire mai amrat mosil kohen gabei savar kohen dechiavele bechor achrina yaiv nealei neali e se vorresti dire che gli dà uno sconto affinché gli dia i bechorot di futuro, in questo caso lo de masi kada lo de masica da te, poiché e lui pensa che buccina tamicara, che è preferibile un citriologi che una zucca nel futuro, è meglio prendersi adesso qualcosa perché forse nel futuro non glielo darà. Diciamo che uno gli dice ti darò qualcosa, o prendi una piccola cosa adesso o ti darò una cosa più grande nel futuro, meglio che prenda quella piccola cosa adesso, poiché forse nel futuro non glielo darà, o forse perché nel futuro non ne avrà bisogno. Il pshat è che il Kohen, non sospettiamo che il Kohen gli abbia dato uno sconto, poiché il Kohen preferisce ricevere adesso il pieno prezzo, e non sospettiamo che forse gli abbia dato uno sconto affinché nel futuro gli dia i futuri Bechorot. No, non abbiamo questo sospetto, poiché, come questa sospetto di proverbio, meglio opporre, cioè non è un citriologi, è una zucca domani, ma bensì una piccola zucca adesso che è collegata al terreno e dice poi se vuoi prendetela adesso così com'è, oppure lasciala crescere finché diventerà grande e matura. Terminiamo qui e che ci benedica.